È stata una notte di proteste nelle università americane con vari atenei coinvolti nelle manifestazioni a sostegno della causa palestinese e contro la guerra di Israele nella striscia di Gaza. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa nel campus dell'Università della California di Los Angeles hanno ordinato la dispersione di oltre un migliaio di persone, avvertendo tramite altoparlanti che chiunque si fosse rifiutato di andarsene sarebbe stato arrestato. Qualche ora prima la polizia aveva fatto irruzione in un edificio della Columbia University occupato da manifestanti contro la guerra. Almeno 19 persone sono state arrestate invece ieri pomeriggio all'Università del Texas a Dallas. La polizia dell'Arizona ha sparato proiettili di gomme al peperoncino contro manifestanti all'università locale durante le proteste e numerosi arresti sono stati effettuati durante una protesta filo-palestinese anche al Dartmouth College di New Hampshire. In questo clima, Donald Trump continua a minacciare a 6 mesi dalle elezioni presidenziali. Se dovesse tornare alla Casa Bianca da presidente, Trump non esiterebbe a modificare la posizione di Washington sul piano internazionale. Oggi l'ex presidente degli Stati Uniti, dopo essere stato multato per oltraggio alla corte per aver violato ripetutamente l'ordine che gli vietava di fare commenti sulle persone coinvolte nel procedimento penale in corso contro di lui a New York, quello per il presunto pagamento illecito all'attrice di film porno Stormy Daniels, sarà davanti ai giudici per una nuova seduta del processo.